to our second speaker, Dr. Francesco Torchiani, who is going to speak about another aspect of the Italian university changes during the fascist period. Dr. Torchiani is a fellow, a research fellow at Fondazione Michele Pellegrino, Torino, and among Dr. Torchiani publications, there is a book dedicated to Plinio Fraccaro, a very important rettore, university president of the University of Pavia from 1943 to 1959. The title of his paper is Storici dell'arte medievale e moderna nell'università italiana fra le due guerre, percorsi e problemi. Some reflections on the Italian professors of medieval and early modern art history in the 20-year fascist period. You can find the English abstract in your folders. If anybody, okay, I will give you one. Thank you very much. Okay. So please, Francesco. Thank you, Paola, and thank you to everybody. Cercherò di ovviare a questo titolo troppo vago che ho dato a questa mia relazione, limitandone subito il perimetro attraverso appunto la biografia di due personalità tra le più importanti all'interno del gruppo molto ristretto degli storici dell'arte italiana. Mi riferisco a Paolo D'Ancona e Roberto Longhi e alla loro biografia nel corso degli anni 30. Paolo D'Ancona fu professore di storia dell'arte all'Università di Milano dal 1919 al 1954, Longhi fu professore di storia dell'arte medievale e moderna a Bologna dal 1934 al 1949, anno in cui passò all'Università di Firenze. Non sono, premetto, uno storico dell'arte, non sono uno storico della critica d'arte, cercherò semplicemente di cogliere attraverso questo piccolo cosmo degli storici dell'arte alcuni dei passaggi fondamentali o cruciali della vita degli Atenei italiani durante il regime fascista. Mi riferisco in particolare all'applicazione delle leggi razziali nel 1938 e a una svolta drammatica come quella rappresentata dalla guerra civile anche all'interno degli Atenei. Perché proprio gli storici dell'arte? Ecco, il riacceso interesse per la politica culturale del regime in campo artistico e architettonico e l'importanza tributata da alcuni studiosi a una più o meno organica, diciamo così, dottrina artistica del fascismo, che non è qui il caso di discutere, ha lasciato un po' in ombra il settore dei cosiddetti addetti ai lavori. Formazioni, profili, carriere, percorsi di ricerca degli storici dell'arte sembrano ancora costituire un terreno d'indagine solo per gli studiosi di storia dell'arte o di storia della critica, a cui dobbiamo peraltro appunto dei contributi di assoluto valore. Dirò subito, scrisse il pittore Carlo Carrà nel 1937, che i libri di Paolo D'Ancona non sono libri soltanto per gli specialisti. Per essere persuasi di ciò basta dare uno sguardo ai problemi via via toccati da questo scrittore. Paolo D'Ancona è giunto ad uno stile chiaro e trasparente, che conserva il tono della naturalezza che si risolve in un sentire che ha per noi capitale importanza, abituati come siamo alle sciatterie prosaiche dei cosiddetti storici dell'arte. Ecco, queste parole di Carlo Carrà sono molto importanti perché ci descrivono già subito alcune delle caratteristiche di questo studioso. Uno stile molto limpido, efficace, fece di D'Ancona un grande divulgatore. Scrisse appunto un manuale molto fortunato, L'arte italiana, in tre volumi, che uno storico dell'arte, Massimo Ferretti, ha definito uno dei migliori episodi editoriali degli anni 30.
Però non è certo questa la sede per tracciare un bilancio critico dell'opera storiografica di D'Ancona, che è un grande studioso della pittura e della miniatura fiorentina fra 2 e 400, su cui ha scritto 2 libri importantissimi, perché questo esula senz'altro dalle mie competenze. Perché ci interessa invece il caso D'Ancona? Perché D'Ancona è a suo modo un caso paradigmatico e singolare. Paradigmatico perché D'Ancona è un ebreo italiano perfettamente integrato nel mondo dell'alta cultura. È figlio di Alessandro D'Ancona, che è stato il direttore della scuola normale di Pisa, è stato un sacco di cose, è stato sindaco della città, ripeto, direttore della scuola, professore di letteratura italiana per 50 anni all'Università di Pisa ed è stato anche senatore. Paolo D'Ancona vanta amicizie con grandi personalità del regime, tra cui Giovanni Gentile, che è stato appunto allievo del padre e con il quale c'è un rapporto epistolare, come ho potuto vedere negli archivi di Roma, una grande consuetudine di amicizia. Ma il caso di D'Ancona è a suo modo unico perché? Perché è l'unico professore di storia dell'arte che perde la cattedra da ordinario in seguito al varo delle leggi razziali. Non sono numerosi gli storici dell'arte in Italia in questi anni, sono molto pochi, ma D'Ancona è l'unico titolare di un posto da professore ordinario che subisce la cacciata dalla cattedra. A Milano ci sono altri 7 professori in realtà che perdono il posto, 7 professori ordinari. A Lettere, tra l'altro, Mario Attilio Levi, uno storico che è stato allievo di un altro grande storico antifascista, Gaetano De Sanctis, e il grande glottologo Benvenuto Terracini. D'Ancona, che a Milano è il direttore dell'Istituto di Storia dell'Arte della città, un istituto che grazie ai suoi cicli di conferenze e lezioni ha un pubblico molto più ampio rispetto a quello dei soli studenti universitari, è tra l'altro circondato dall'affetto degli allievi e qualcuno nota con malizia soprattutto delle allieve. Ma al di là della sua, nonostante questa sua rete di relazioni, i provvedimenti razziali troncano bruscamente la sua carriera. Come decide di muoversi di fronte alla notizia di essere stato destituito il 14 dicembre del 1938? Sappiamo appunto che subito sonda l'amico di molti anni, Giovanni Gentile, che pur non essendo più forse al momento apicale della sua carriera, chiaramente è il direttore della scuola normale e comunque è senatore ed è un mucchio di cose, insomma è una personalità di prima grandezza. Ecco, con buona pace di chi vede in Gentile ancora il generoso cavaliere che è pronto a battersi lancia in resta per la sorte degli ebrei italiani, la risposta ad Ancona invece che dà la richiesta di aiuto dell'amico che gli aveva chiesto di trovargli un semplice posto da bibliotecario presso l'Istituto di Studi Manzoniani di Milano è piuttosto fredda. Con Paolo ho parlato oggi stesso col ministro del desiderio che mi ha accennato, ma egli ritiene che si potrà facilmente trovare un posto più adatto alla tua precedente attività e alla tua dottrina. Di fronte a questa freddezza sostanziale di Gentile, D'Ancona si deve rivolgere al suo vero maestro, Adolfo Venturi, che ha una storia a sua volta particolare. Adolfo Venturi è senatore del Regno, è padre di Lionello Venturi, grande storico dell'arte a Milano, professore che nel 1931 perde la cattedra per aver rifiutato il giuramento di fedeltà al fascismo ed è esule prima in Francia e poi negli Stati Uniti. Ella mi ha insegnato che gli scolari si debbono seguire nella vita quasi come figliuoli, scrive D'Ancona al maestro. Mio caro maestro, ecco il testo della sua lettera che ha potuto rivenire qui negli archivi, nell'archivio Venturi di Pisa. Il suo antico scolaro ricorre fiducioso a lei, come già in un'età lontana richiese a lei l'orientamento della sua attività di studioso. Non insisto sullo stato di fatto che ella ben conosce. La mia scarsa conoscenza delle lingue mi vieta di aspirare ad un insegnamento presso qualche università d'Inghilterra, altrimenti avrei fatto qualche pratica presso il Warburg Institute di Londra, per avere così anche occasione di avvicinarmi a mia figlia Elena, che vive in codesta città. Se all'insegnamento debbo rinunziare, penso che però potrei eventualmente essere gradito, data la mia specifica competenza nel campo della miniatura, presso la biblioteca del British Museum, sia per lavoro di catalogazione dei codici miniati italiani, sia per lavoro di carattere più generale. La conoscenza imperfetta della lingua non mi sembra poter ostacolare una tale mia attività. Che cosa ne pensa, amato maestro? Che cosa mi consiglia?
Quindi scartata, sappiamo però che l'ipotesi di Londra non si realizza, né il Warburg Institute, D'Ancona era molto amico di Warburg, che era morto nel 1929, ma diciamo così, non, questa ipotesi viene subito scartata, né si realizza quella di ottenere una posizione presso il British Museum. Tra le altre umiliazioni che subisce lo storico dell'arte c'è quella di veder pubblicato il suo libro Umanesimo e Rinascimento a nome di un allieva e non suo, perché essendo ebreo gli era inibita la possibilità di pubblicare. D'Ancona quindi decide di prendere la strada dell'espatrio. Nel 1943, alla fine dell'anno, grazie ai contatti di un'allieva, Fernanda Wittgens, che è la direttrice della Pinacoteca di Brera, decide appunto di espatriare e di rifugiarsi in Svizzera, dopo soprattutto che la Repubblica Sociale ha deciso di inasprire la legislazione razziale. Due figli invece di D'Ancona prendono la strada della Palestina. In Svizzera D'Ancona lavora fino al marzo del 1944 presso il campo universitario italiano annesso all'Università di Friburgo, dove Gianfranco Contini è il titolare della cattedra di filologia romanza. Nei mesi di Friburgo ci resta una splendida testimonianza di uno dei più grandi filologi italiani, Dante Isella, che allora era ventenne ed era scappato in Svizzera a sua volta dopo l'8 settembre. Isella ricorderà la lezione esplosiva, fondamentale di Contini, ma non dimenticò quella di umanità, sono sue parole, di straordinaria umanità di D'Ancona, provato dall'esilio ma sempre lucido. Soprattutto non dimenticò le sue lezioni impartite attorno a un tavolo oppure fra i prati attorno a Friburgo tra una presa di tabacco e delle merende a base di marmellata. Ma per uno storico dell'arte che è espatriato nel novembre del 43 per sopravvivere alla persecuzione razziale, un altro, nell'ottobre dello stesso anno, comunicava al rettore dell'Università di Bologna di considerarlo a tutti gli effetti dimissionario, ed era Roberto Longhi. Longhi, e siamo quindi alla seconda parte della relazione, Longhi comunicava la sua ferma decisione al prorettore Goffredo Coppola. Coppola, personaggio appunto piuttosto noto, professore di letteratura greca prima e latina, un fascista intransigente e naturalmente un antisemita. Ricevo dalla segreteria della facoltà di lettere l'avviso che il senato accademico in data 6 ottobre ha stabilito di tenere gli esami della sessione autunnale nei mesi di ottobre e di novembre, e mi afferma opinione che nelle attuali condizioni materiali e morali del nostro paese l'opportunità o meno di una ripresa dell'attività scolastica nella nostra università avrebbe dovuto essere ampiamente e liberamente discussa fra tutti i professori di facoltà. Poiché dunque si è creduto di disporre arbitrariamente della volontà degli insegnanti, io ritengo mio dovere, a tutela della mia responsabilità personale, lasciare libera la mia cattedra. Mi si consideri pertanto dimissionario. Questa dura presa di posizione di Longhi, che viene destituito con un decreto il 19 agosto del 1944 e che viene denunciato da Coppola al Ministero come appunto una persona ambigua sostanzialmente, che aveva colpevole di aver lasciato gli allievi priva di guida e di assistenza in un momento particolarmente delicato, compiva con questo gesto il suo primo vero gesto politico negli anni trascorsi all'Università di Bologna. Si è fatta eccezione per un testo importantissimo, Arte italiana e arte tedesca, un testo pubblicato nell'ambito di un ciclo di conferenze sul romanesimo e germanesimo organizzate da Giuseppe Bottai, e nel quale Longhi aveva condannato l'arte sapor di terra e la cultura figurativa tedesca cupamente naturalistica basata sull'imperio del sangue. Ecco, ma su questo testo mi riprometto di tornare altrove. Quello che conta, che voglio fare in questi pochi minuti che mancano, è cercare di ricostruire l'itinerario di Longhi all'Università di Bologna, separando la realtà del suo impegno dalla leggenda che si è creata attorno a Longhi, grazie soprattutto alla memoria degli allievi. Francesco Arcangeli, in particolare, poi suo successore, che nel 1934 ascolta la sua memorabile relazione sui momenti della pittura bolognese, fino a Pierpaolo Pasolini, che avrebbe dovuto preparare con Longhi una tesi di laurea sulla pittura italiana contemporanea, poi non discussa. Basterebbe però, per testimoniare la personalità straordinaria di Longhi, le parole di Gianfranco, le numerose pagine di Gianfranco Contini sulla sua prosa.
nel recensire un suo libro, I fatti di Masolino e di Masaccio, Contini scrisse: Roberto Longhi ha piazzato un'altra bomba, ecco, tanto per intenderci. Oppure il ritratto disegnato da un altro allievo, Cesare Garboli, un raffinato critico, che celebrò quell'uomo di esotica e sudanesca andatura leggera, di cui non si poteva non ammirare, docile e satanica, sono sue parole, la sigaretta da chansonnier abbandonata a un'estremità delle labbra, pronta al calembour o la battuta feroce. Ecco, ma questa, ma in quale università questo storico dell'arte così poco professorale entrava? Era in quella diretta da Alessandro Ghigi, appunto un rettore, diciamo così, che aveva, come hanno dimostrato anche le ricerche di Simona Salustri, appunto aveva avviato in modo massiccio appunto la fascistizzazione dell'università, e prendeva il posto di Gino Benvenuto Supino, professore di storia dell'arte, e fu tra l'altro il presidente della sua commissione, di cui lui risultò vincitore. A commento del concorso, che lo vide unico vincitore, il commissario Mario Salmi, professore a Firenze, scrisse: il palio dei ciuchi è finito, l'unico puledro è arrivato al traguardo. Di questo, tra l'altro, avvicinamento molto importante ci resta un calco molto prezioso in un delicato dialogo che però per motivi di tempo non devo tralasciare, presente nel Giardino dei Finzi Contini, il romanzo di Giorgio Bassani, a sua volta allievo di Longhi, appunto vede impegnati il padre di Micol, il professore Ermanno Finzi Contini, e il protagonista del romanzo, che ha deciso di passare da una tesi di laurea sulla pittura ferrarese, e la pittura ferrarese era uno dei grandi interessi di ricerca di Longhi, che aveva pubblicato un testo fondamentale proprio nel 1934, e passare invece alla letteratura italiana. Ma qual è la condotta politica di Longhi in questi anni? C'è naturalmente, risulta dalle carte d'archivio, che il 29 ottobre del 1932 lo storico risultava iscritto al Partito Nazionale Fascista ed era entrato a far parte quindi del cosiddetto folto gruppo dei fascisti del Giubileo, cioè di coloro che avevano preso la tessera a 10 anni dalla marcia su Roma. Anche il giuramento di fedeltà al regime che viene effettuato da Longhi nel febbraio del 1935 è ascrivibile a una routine burocratica, più che altro, che se da un lato implica la piena disponibilità dello studioso al compromesso con l'università in via di fascistizzazione, dall'altro appunto non implica una sua sostanziale adesione al regime. La sua stessa collaborazione all'Enciclopedia Italiana, per la quale firmò soltanto poche voci, prese corpo soltanto dopo l'approdo alla direzione del suo venerato maestro Pietro Toesca alla guida della sezione storico-artistica, una volta dimessosi ben più compromesso Ugo Ietti. Terminata la fase di letta la prolusione sui momenti della pittura bolognese, Roberto Longhi si buttò a capofitto sull'attività didattica, evitando qualsiasi presa di posizione pubblica, siamo a metà degli anni 30, su temi di attualità politica, e mantenendo il livello delle sue ricerche all'interno del più severo rigore filologico, come dimostrano i corsi sulla pittura bolognese. Un'attività di ricerca vasta e innovativa che gli valse, cito da una relazione della Facoltà di Lettere a conferma del suo periodo di straordinariato, il pieno e fervido riconoscimento della facoltà. I professori dell'Università della Facoltà di Lettere salutavano in Longhi il collega esemplare, studioso di vasta e veramente intelligente cultura, che ha dato alla scuola di storia dell'arte della nostra università un impulso operoso, raccogliendo intorno a sé un gruppo di giovani e iniziandoli allo studio della disciplina con la proba assidua e serena efficacia del suo magistero, di cui le dissertazioni di laurea costituivano un'eloquente testimonianza. Eppure, nonostante questo clima di sostanziale indifferenza politica, Longhi viene appunto cooptato da un suo antico allievo, Giuseppe Bottai, che aveva avuto come scolaro al Liceo Visconti di Roma, per lavorare per un incarico di 2 anni presso la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, con dei compiti non ben precisati. In realtà pare che Longhi avrebbe dovuto prestare la sua consulenza come la sua consulenza, la sua competenza per l'organizzazione della mostra E42, cioè per la mostra per il ventennale della marcia su Roma. Non era comunque nemmeno lui ben consapevole del suo ruolo, se a Giovanni Gentile scriveva: ora mi avvio a Roma, dove per quest'anno sono comandato per incarichi speciali presso la Direzione Generale di Belle Arti. Non so ancora fino a che punto il nuovo lavoro potrà assorbire la mia attività.
Fatto sta che, sostituito appunto da Coletti, Longhi inizia un biennio di collaborazione con il Ministero, in cui, ripeto, non si riesce a capire dallo stato della documentazione quale fosse il suo ruolo. Di sicuro sappiamo che fu molto meno compromesso, ad esempio, di Giulio Carlo Argano, un altro grande storico dell'arte, allievo di Lionello Venturi. Dall'altro, la pur puntuale ricostruzione di alcuni eventi di grande richiamo promossi dal regime, con fini tutt'altro che scientifici, penso alla grande mostra dell'arte italiana di San Francisco, per cui Longhi prestò 4 dipinti della sua collezione, tra cui 2 Morandi e tra cui 2 dipinti di Giorgio Morandi e un Caravaggio, il ragazzo morso dal ramarro, appunto non è ben chiaro che tipo di contributo avesse dato a questo tipo di eventi piuttosto infelici, almeno dal punto di vista della storia museale italiana. Fatto sta che il Ministero dovette essere soddisfatto della sua prestazione se il suo incarico venne prorogato per un altro anno, nonostante avesse iniziato a co-dirigere la rivista La Critica d'Arte, fondata da Ranuccio Bianchi Bandinelli e diretta assieme a Carlo Ludovico Ragghianti, 2 studiosi che non avevano certo nascosto le loro simpatie antifasciste, certo più manifeste nel caso di Ragghianti, che era, per la sua vicinanza a Croce, era stato espulso anche dalla Scuola Normale. Ecco, la direzione a 3, che fu particolarmente tormentata, si interruppe nel 1940. Basti qui ricordare che in quella rivista Longhi pubblicò i Fatti di Masolino e di Masaccio, che per Paolo Pasolini, che rappresenta l'omonimo corso bolognese, 30 anni dopo chiamò ancora I miei. Tornato a Bologna nel 39-40, Longhi prese servizio in una facoltà stravolta dall'applicazione delle leggi in difesa della razza. A Bologna più di 50 furono i professori ordinari, incaricati, liberi docenti e assistenti, cacciati senza colpo ferire da aule, cliniche e laboratori dell'università. Ecco, ma nella progressiva maturazione di un distacco critico tra questo Longhi tutto sommato allineato e quello che nel 43 scrive quella lettera a Coppola in cui chiede di essere considerato dimissionario, che cosa è successo? Ecco, questo è un terreno ancora in parte da sondare e chiaramente un ruolo centrale qui verrà giocato dallo studio della corrispondenza e dei rapporti personali tra Longhi e i suoi allievi. Sono i suoi allievi che sono vicini al maestro, ma che lavorano per esempio e pubblicano nelle riviste del GUF e appunto sono vicini a Carlo Ludovico Ragghianti, che è antifascista e che a un certo punto si trasferisce a Bologna, a maturare un distacco progressivo dal regime che appunto si tradurrà poi in questa scelta clamorosa del 43. Il Longhi, che nella primavera del 43 ha la notizia dell'arresto di Giorgio Morandi, Francesco Arcangeli e Cesare Gnudi, un altro suo allievo, interviene per via telefonica con Bottai, ottenendo il rilascio dei suoi allievi arrestati, aveva dunque conosciuto uno slittamento sensibile dall'afascismo che gli aveva permesso di collaborare, seppure con discrezione, con l'establishment della cultura di regime, ad una più sentita opposizione alla dittatura. Lo dimostrano tra l'altro la sua iscrizione al Partito d'Azione, piuttosto precoce, e il gran rifiuto appunto espresso nella dura lettera Coppola. Ecco, con la telefonata di Longhi a Bottai concludo questa cavalcata parziale e frammentaria. Ecco, mi auguro di aver mostrato che tale prospettiva di indagine, ancora in larga misura da battere e approfondire, potrà consentire appunto di cogliere da un punto di vista privilegiato alcuni dei nodi di fondo della politica universitaria italiana del ventennio. Io. Thank you, Francesco, for your contribution to our conference, which I think allows us to some important insights into the careers and the thoughts of 2 very important art historians and intellectuals during the fascist regime.